Benvenuti a questa nuova lezione del corso di Scienze delle Costruzioni. Nella precedente lezione abbiamo parlato di curva delle pressioni, abbiamo fatto vedere cosa consisteva questa curva e come si poteva ottenere in casi elementari. Nella lezione di oggi invece parleremo di analisi statica di travi e di telai e nella fattispecie vedremo delle ulteriori proprietà riguardo la costruzione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, suggeriremo alcuni trucchi utili per il tracciamento di tali diagrammi, relativi tanto alle travi comuni, quindi a strutture costituite da un unico tratto rigido, quanto per sistemi di travi. Quindi cominceremo dalla lezione odierna a parlare di sistemi di travi e quindi a strutture costituite da più corpi rigidi. Cominciamo a introdurre alcune proprietà ulteriori che contraddistinguono i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione e nella fattispecie vediamo che tipo di discontinuità dobbiamo attenderci al variare quando abbiamo delle forze concentrate o delle coppie concentrate. In particolar modo cominciamo dal caso in cui abbiamo una forza concentrata applicata lungo l'asse di una trave. Quindi vediamo che cosa, l'abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, ma vediamo ancora nel dettaglio, esplicitiamo che tipo di discontinuità dobbiamo attenderci in questo caso. Ecco, quando abbiamo una forza, concentrata, abbiamo un salto nel diagramma del taglio e quindi in questa sezione non è possibile definire univocamente qual è il valore del taglio, ma bisogna definire il valore del taglio nella sezione immediatamente a sinistra e immediatamente a destra di tale sezione. Quindi si ha un salto nel diagramma del taglio che questo salto è uguale alla forza F tagliante, quindi alla componente della forza esterna tagliante, quindi ortogonale all'asse della trave. Una discontinuità di questo tipo nel diagramma del taglio, per quanto riguarda il diagramma del momento flettente, si concretizza in una discontinuità della pendenza e quindi si ha una cuspide e questa cuspide risulta essere in generale equiversa alla direzione della forza. Quindi dobbiamo sempre aspettarci un salto di pendenza e questo salto di pendenza nel diagramma del momento flettente è legato al salto che abbiamo visto per quanto riguarda il taglio, dal momento che il taglio è la derivata del momento flettente in ogni sezione e quindi questo salto, questa variazione, soprattutto questo cambio di segno spesso che si ha, non è detto che ci sia sempre come cambio di segno, ma questo in generale implica una variazione riguardo alla pendenza del diagramma del momento flettente. Per quanto riguarda invece il caso di coppia concentrata in una sezione, ecco che per quanto riguarda il diagramma del taglio non abbiamo nessuna discontinuità, il diagramma del taglio è indifferente all'applicazione di una coppia concentrata. Di contro, il diagramma del momento flettente prevede un salto del diagramma del momento, questo salto è esattamente uguale alla coppia M applicata e quello che da osservare è che la pendenza dei due tratti del diagramma, a sinistra e a destra della sezione in cui applichiamo la coppia M, risultano avere la stessa pendenza, cioè dovuto al fatto che il taglio non ha discontinuità e quindi la pendenza sia a destra che a sinistra della sezione in cui applichiamo la coppia M è esattamente uguale. Vediamo adesso di applicare questi suggerimenti per quanto riguarda una struttura molto semplice, costituita da una trave di lunghezza L più A in cui vediamo che l'estremo di sinistra risulta essere vincolato mediante una cerniera in A, risulta essere vincolata la sezione posta a distanza L dall'appoggio di sinistra mediante un carrellino a scorrimento orizzontale, mentre il tratto di luce A risulta essere a sbalzo, cioè risulta essere tipo mensola. Da un punto di vista cinematico siamo certi che questa struttura risulta essere isostatica dal momento che i tre vincoli elementari così applicati sono tali da non consentire la presenza di alcun centro di rotazione assoluto e quindi la struttura che ha originariamente 3 gradi di libertà, avendo 3 gradi di vincolo
elementare risulta essere, non avendo centri di assoluta rotazione, isostatica. Questa struttura risulti essere soggetta a una forza F applicata nella sezione C di estremità dello sbalzo. Per determinare le reazioni vincolari possiamo ipotizzarle naturalmente così come indicato nella slide, quindi ipotizzando la reazione orizzontale di A diretta verso destra, la reazione verticale di A diretta verso il basso, la reazione verticale di B diretta verso l'alto. Se andiamo a scrivere l'equilibrio della traslazione orizzontale, dal momento che la componente orizzontale di A risulta essere l'unica forza orizzontale in gioco, questo significa che, non che essa è nulla e pertanto le componenti delle reazioni vincolari risultano essere soltanto verticali. Scriviamo l'equilibrio al momento rispetto ad A per determinare la reazione di B e quindi ipotizzando positivi i momenti antiorari abbiamo V con B per L, che è la distanza, il braccio della reazione di B rispetto al polo scelto A, meno perché questa volta risulta essere orario il momento provocato dalla forza F per il braccio, in questo caso risulta essere L più A uguale a 0. Da questa espressione ricaviamo che la reazione verticale V con B risulta essere uguale alla forza F che moltiplica il rapporto L più A diviso L. Il fatto che è positivo il valore così ottenuto, ricordiamo, significa che il verso scelto a priori è confermato. Se scriviamo adesso l'equilibrio alla traslazione verticale dell'intera struttura, ipotizzando positive le forze dirette verso l'alto, avremo meno V con A più V con B meno F uguale a 0, da cui ricaviamo che il valore della reazione verticale di A sarà uguale ad F per A diviso L. In questo caso si può osservare come quando A tende a 0, quindi quando la forza tende ad essere applicata in B, ovviamente la reazione di A va a 0, mentre la reazione di B risulta essere uguale alla forza F applicata. Passiamo a tracciare i diagrammi del taglio e del momento flettente. Dello sforzo normale ovviamente sarà nullo perché non ci sono forze orizzontali, quindi forze dirette lungo l'asse della trave. Quindi per quanto riguarda il diagramma del taglio andiamo a scrivere le reazioni vincolari, quindi verso il basso in A e verso l'alto in B, e quindi se ci andiamo a mettere in una generica sezione successiva, prossima ad A, vediamo che l'unica forza tagliante che abbiamo è una forza diretta verso il basso, questa forza rispetto alla nostra sezione tende a far ruotare in senso antiorario, pertanto avremo un valore, dal momento che questa invece è la convenzione positiva del taglio, avremo un valore negativo del taglio per tutto il tratto che va da A a B, laddove fino a che non arriviamo a B non vediamo altra forza se non la reazione verticale di A, e il valore vale effettivamente FA su L, quindi il valore della reazione della componente tagliante della reazione in A. Quando passiamo B possiamo guardare o le forze che stanno a sinistra, e a questo punto dovremo fare la differenza fra la forza diretta verso il basso FA su L e la forza in B che è uguale ad F per L più A diviso L, e quindi otterremo una discontinuità dovuta appunto alla presenza della forza reattiva B, che viene vista come una forza comunque applicata sul tratto, oppure in maniera ancora più semplice possiamo metterci in una generica sezione posta fra B e C e guardare le forze che stanno a destra. A questo punto vediamo soltanto la forza F esterna, e quindi questa forza F tende a far ruotare in senso orario, quindi ci aspettiamo nel tratto BC un diagramma di taglio positivo il cui valore è esattamente uguale ad F. Come possiamo osservare in questo diagramma abbiamo un salto in corrispondenza della punto di applicazione del vincolo, quindi della reazione verticale, esattamente pari alla componente tagliante, quindi ad F che moltiplica L più A diviso L. Per quanto riguarda il diagramma invece del momento flettente, seguiremo esattamente la stessa procedura vista per quanto riguarda il diagramma del taglio, quindi andiamo a determinare e a indicare inizialmente le reazioni vincolari. Questa volta conviene, è conveniente partire dal tratto, dallo sbalzo, quindi da questa mensola, esattamente abbiamo un comportamento a mensola e quindi il diagramma del momento flettente sarà lineare, laddove il taglio era costante, e quindi avremo un valore nullo in corrispondenza di C, dove il braccio della forza esterna F è nullo, quindi dove la forza esterna interseca l'asse della nostra trave, e
tende a crescere, quindi ad aumentare, all'ammontare della distanza rispetto alla forza F. Il valore massimo si ha in corrispondenza di B e il valore che si ottiene è uguale ad F per A. In corrispondenza le fibre tese le riportiamo dalla parte superiore, ma in questo caso, essendo una trave rettilinea, possiamo dire che il diagramma del momento flettente risulta essere negativo. In corrispondenza dell'appoggio in B, vedete, abbiamo una forza diretta verso l'alto e corrispondentemente troveremo una cuspide diretta verso l'alto. Il diagramma del momento flettente per il tratto AB si può tracciare in maniera immediata, conoscendo che il valore in B deve essere uguale a sinistra e a destra, perché chiaramente per l'equilibrio del singolo concio. E quindi conosciamo il valore in B, mentre il valore in A deve essere nullo, in quanto A risulta essere vincolata mediante una cerniera che è un vincolo che non reagisce a momento flettente. E quindi unendo 0, quindi il valore in A, col momento massimo in B, otteniamo questo diagramma rettilineo, questo diagramma lineare. Ripeto ancora una volta come il diagramma del momento flettente presenta una cuspide in corrispondenza dell'appoggio e questa cuspide è equiversa alla direzione della forza. Passiamo a tracciare una deformata elastica qualitativa. Ripeto, noi stiamo considerando ancora in questa parte del corso le strutture come rigide. Però possiamo già dare una deformata qualitativa considerando il diagramma del momento flettente e considerando che la deformata che dobbiamo aspettarci dovrà passare per A e per B, in quanto non abbiamo possibilità di spostamento verticale di questi due punti. E come abbiamo visto nel diagramma del momento flettente, tutte le fibre tese sono quelle superiori. In A è possibile una rotazione del tratto ed ecco che la nostra deformata elastica qualitativa risulta essere quella indicata in azzurro, quindi si ha un abbassamento in corrispondenza del punto di applicazione della forza, mentre nel tratto fra A e B abbiamo un sollevamento della nostra trave, ma le fibre tese sono sempre quelle superiori. Passiamo a un altro caso elementare, il caso di una mensola in cui abbiamo un tratto verticale di lunghezza H, quindi il tratto BC questa volta è diretto verso il basso, diciamo è verticale, e applichiamo una forza F in corrispondenza di C. Questa forza F sia una forza orizzontale e pertanto questo corpo rigido che è incastrato in A, essendo una mensola, chiaramente da un punto di vista cinematico è isostatico perché l'incastro non permette alcun atto di moto rigido e quindi non esiste nessun spostamento di questo tratto ABC. L'incastro reagirà con una forza uguale opposta, quindi una forza reattiva uguale opposta a quella esterna applicata, quindi la R con A avrà la stessa retta d'azione della forza esterna F applicata e quindi passerà per C. Se passiamo alle componenti, le componenti di questa reazione F che è passante per C saranno uguali a una forza orizzontale diretta verso destra pari ad F passante per A più la coppia di trasporto F per H, laddove H è il braccio fra la retta d'azione della reazione vincolare e il vincolo stesso H. Passiamo al tracciamento dei diagrammi, cominciamo questa volta dal diagramma di sforzo normale che esiste diverso da zero per la presenza di una forza reattiva ed esterna diretta lungo l'asse della trave. Quindi abbiamo in questo caso il tratto soggetto a sforzo normale sarà il tratto AB, la nostra convenzione in questo caso abbiamo che la reazione di A, tanto la reazione di A quanto la forza esterna nel generico concio tendono entrambe a comprimere, quindi sono dirette in questo modo rispetto al nostro generico concio, e quindi avremo un diagramma di sforzo normale negativo di valore pari ad F, e quindi tutto il tratto AB risulterà essere compresso. Il tratto BC, viceversa, non è soggetto a sforzo normale, in quanto se ci mettiamo in una generica sezione fra B e C, l'unica forza che vediamo è la forza F, e questa forza F ha solo componente tagliante, cioè ha solo componente ortogonale all'asse della nostra trave. Passiamo a definire il diagramma del taglio. Il diagramma del taglio in questo caso coinvolgerà soltanto il tratto BC, in quanto se ci mettiamo in una generica sezione fra A e B, vediamo
L'unica forza in gioco è una forza diretta lungo l'asse della trave ed è quella che ci dà lo sforzo normale come visto nel diagramma precedente. Quindi se andiamo a prendere il generico concio della nostra trave, compreso fra B e C, osserviamo che la forza F e la reazione in A tendono a far ruotare il nostro concio in senso orario e quindi avremo un diagramma positivo di valore pari ad F, laddove F è la forza esterna applicata. Infine passiamo al diagramma del momento flettente. In questo caso avremo un momento flettente che sarà lineare nel tratto verticale BC e costante nel tratto AB. Perché? Perché il tratto AB era soggetto a taglio nullo e quindi laddove il taglio è nullo il momento non può che essere costante. Per quanto riguarda il tratto BC, viceversa, essendo il diagramma del taglio che abbiamo appena ottenuto con un valore costante, avrà un andamento lineare. Quindi andiamo a guardare la generica sezione posta fra A e B. Beh, questa è soggetta a una coppia F per H che tende le fibre superiori. Viceversa, sulla sezione di destra abbiamo che questa coppia è data da F per la distanza di C rispetto a B e quindi anche in questo caso F per H. Quindi avremo un diagramma, in questo caso non metto il segno ma lo riporto al lato delle fibre tese, quindi superiori, il cui valore è pari ad F per H. In corrispondenza della sezione B abbiamo che il momento che agisce sul tratto orizzontale deve essere uguale e opposto a quello che agisce sul tratto verticale per l'equilibrio, quindi dobbiamo effettuare un ribaltamento di questo diagramma in corrispondenza di B, quindi il valore vale sempre F per H, in corrispondenza di C vale 0 perché in corrispondenza di C si annulla il braccio della forza esterna F. Quindi abbiamo questa situazione e quindi il diagramma del momento flettente, come detto prima, sarà costante nel tratto orizzontale AB e lineare un valore massimo in B e valore nullo in C, sezione rispetto alla quale applichiamo la nostra forza esterna. Questo diagramma di momento flettente ci porta alla seguente deformata elastica qualitativa, che quindi dovrà essere caratterizzata dal fatto che in A non soltanto l'abbassamento dovrà essere nullo, ma dovrà essere nulla anche la rotazione, quindi ci aspettiamo una deformata elastica qualitativa tangente in A alla struttura indeformata. Viceversa, tenderà la deformata ad allungare le fibre superiori e quelle per il tratto orizzontale e quelle di destra per quanto riguarda il tratto verticale. Quindi la deformata che dobbiamo aspettarci è una deformata di questo tipo. Quindi con un spostamento equiverso alla forza esterna applicata in corrispondenza di C che provoca conseguentemente anche un abbassamento della sezione in B, quindi del nodo in B. Passiamo a una struttura leggermente più complessa, quindi costituita da, se vogliamo, sempre un unico corpo rigido. Questa volta il nostro corpo rigido sia di luce 3 mezzi di L, risulti tutta soggetta a un carico distribuito Q e questa trave, chiamata trave con sbalzi, sia appoggiata in A, quindi sia vincolata in A, che è una sezione posta a L quarti rispetto all'estremo di sinistra, mediante un carrellino a scorrimento orizzontale, e in B invece, che risulta essere la sezione posta a L quarti rispetto all'estremità di destra, mediante una cerniera. Il tratto comunque è continuo e se andiamo a considerare, per quanto riguarda la determinazione delle reazioni vincolari, la risultante globale del carico, essendo 3 mezzi di L la lunghezza del tratto ed essendo soggetto tutto il corpo a un carico distribuito Q, la risultante passerà nella mezzeria nella mezzeria del nostro corpo, quindi nella sezione centrale, e la risultante varrà 3 QL mezzi. Dal momento che la struttura è simmetrica, è simmetricamente caricata, naturalmente non avendo forze orizzontali, la componente orizzontale della cerniera in B risulterà essere nulla, viceversa le reazioni verticali risultano essere uguali fra di loro, essendo appunto simmetriche rispetto alla risultante del carico e pari ciascuna alla metà della risultante esterna. Quindi avremo 3QL quarti, sarà la componente verticale della reazione di A, e 3QL quarti, anch'essa diretta verso l'alto, la componente verticale della reazione di B.
Con questo schema di forze esterne e di reazioni vincolari passiamo a determinare il diagramma inizialmente del taglio e successivamente del momento flettente. Naturalmente anche in questo caso non abbiamo il diagramma dello sforzo normale non avendo delle forze dirette lungo l'asse della trave. Per quanto riguarda la determinazione del diagramma del taglio, ricordiamo la nostra convenzione è sempre quella tale per cui, preso il nostro generico concio, se le forze taglianti, quindi se le forze che hanno componente diverso da zero rispetto a, diciamo, che hanno componente ortogonale rispetto all'asse della nostra trave, sono tali da far ruotare il nostro concio in senso orario, saranno positive. Per tracciare questo diagramma, inizialmente consideriamo la nostra struttura soggetta soltanto alle risultanti del carico esterno, quindi come se ci fossero soltanto delle forze concentrate, applicate nelle mezzerie dei tre singoli tratti, quindi nella mezzeria del primo sbalzo di lunghezza L quarti, nella mezzeria del tratto centrale di luce L e nella mezzeria del secondo sbalzo, sempre di lunghezza L quarti. Se consideriamo quindi soltanto le risultanti, che quindi avremo il risultante R con 1 pari a QL quarti, diretta verso il basso, che è la risultante del primo sbalzo, poi abbiamo la risultante R2 che è la risultante che agisce sul tratto centrale ed R3 la terza risultante che è quella applicata sullo sbalzo di destra. Allora, se abbiamo delle forze concentrate, ci dobbiamo aspettare un diagramma del taglio costante a tratti, quindi partiamo da un valore nullo in corrispondenza dello sbalzo e vale 0 finché non andiamo a incontrare la prima risultante. Appena incontriamo la prima risultante, questa risultante tende a far ruotare il nostro generico concio in senso antiorario e pertanto darà un taglio negativo, il primo valore del taglio quindi varrà QL quarti. Superata la sezione A, quindi l'appoggio, dobbiamo andare a fare la somma fra QL quarti diretto verso il basso e 3QL quarti diretto verso l'alto, il cui risultante sarà pari a QL mezzi diretto verso l'alto e quindi abbiamo, come coerentemente con quanto detto prima, un salto nel diagramma del taglio pari alla forza tagliante, quindi alla reazione verticale applicata e questa volta se andiamo a prendere un generico concio posto immediatamente a valle della cerniera in A, del carrellino in A, questa forza tenderà a far ruotare in senso orario e quindi darà un taglio positivo. Questa situazione varrà e si manterrà inalterata finché non andiamo a incontrare la seconda risultante R2, questa volta avremo un salto del diagramma del taglio pari a Q per L, quindi da un valore positivo di QL mezzi passiamo a un valore negativo di QL mezzi. Per la mezzeria di destra del tratto centrale, successivamente andiamo a incontrare nuovamente la reazione di B che è 3QL quarti diretta verso l'alto e quindi passiamo da un valore di QL mezzi negativo a un valore di QL quarti positivo per quanto riguarda lo sbalzo di destra. Quando incontriamo infine la terza risultante, questa è esattamente pari a QL quarti. E quindi va ad annullare il taglio per quanto riguarda l'ultima parte dello sbalzo. Diciamo, potremmo anche partire da destra e osservare che dall'estremo di destra, finché non andiamo a incontrare la risultante R3, non abbiamo forze taglianti, quindi chiaramente in questo tratto il diagramma è nullo. Quello tracciato in figura è il diagramma del taglio dovuto alla presenza soltanto delle forze concentrate alle risultanti. Viceversa, dalle equazioni dei fili di equilibrio, dal momento che tutto il nostro corpo è soggetto a un carico Q distribuito, dovremmo aspettarci viceversa un andamento lineare del taglio, dal momento che la derivata del taglio è esattamente pari al carico tagliante distribuito lungo l'asse della trave e quindi a un carico costante, segue un diagramma del taglio lineare. Per tracciare questo diagramma possiamo semplicemente unire i valori ottenuti nel diagramma precedentemente determinato, osservando che in corrispondenza dello sbalzo avremo un valore di nullo per l'estremo di destra e un valore pari a QL quarti a sinistra dell'appoggio. Per quanto riguarda il tratto centrale invece avremo un valore uguale a QL mezzi positivo a destra dell'appoggio. È un valore di QL mezzi negativo nella sezione a sinistra immediatamente precedente alla cerniera in B e
e quindi servirà semplicemente unire questi diagrammi. Quindi questo è quello che si può ottenere, semplicemente unendo questi diagrammi e ricordando appunto che la derivata del taglio rispetto a z, laddove z è la scissa della nostra trave, risulta essere uguale a meno q. Quello che è da osservare è che tutti questi diagrammi hanno la stessa pendenza, appunto essendo la pendenza del taglio uguale al carico q ed essendo questo carico q uguale lungo tutta la trave. Determinato il diagramma del taglio, passiamo a tracciare il diagramma del momento flettente e così come per quanto riguarda il diagramma del taglio, iniziamo a tracciare questo diagramma considerando soltanto le componenti risultanti. Se osserviamo e tracciamo questo diagramma solo per le risultanti, otterremo inizialmente un diagramma lineare a tratti, quindi partiamo da un valore del momento nullo fra l'estremo di sinistra dello sbalzo e il punto d'applicazione del primo risultante, dopodiché, come visto nell'esempio precedente, trattandosi di sbalzo, otteniamo un diagramma che tende le fibre superiori e che parte da zero a un valore massimo in corrispondenza dell'appoggio in A pari a QL quarti per questa distanza che è pari a L ottavi, quindi otterremo QL quadro 32esimi, quindi questo è il primo tratto del momento flettente. Successivamente entra in gioco la reazione 3QL quarti e globalmente questa, essendo molto più grande, essendo 3 volte più grande della risultante esterna, praticamente avrà un'influenza maggiore, quindi tenderà le fibre inferiori, quindi si avrà un'inversione del diagramma del momento flettente con un diagramma lineare. Questo diagramma lineare continua finché non andiamo a incontrare la seconda risultante e poi per simmetria otteniamo la costruzione analoga per quanto riguarda il tratto, la mezzeria di destra. Questo diagramma che abbiamo così ottenuto è il diagramma dovuto a soltanto le risultanti dei 3 carichi. Naturalmente abbiamo invece un carico distribuito, quindi il taglio ne ho visto essere lineare, quindi ci dobbiamo aspettare, come è giusto che sia, un diagramma invece parabolico. Per quanto riguarda i due sbalzi avranno un andamento parabolico dato da un comportamento a mensola, quindi con valore sempre nullo in corrispondenza degli estremi e tangente nulla in corrispondenza appunto degli estremi. Il valore invece in corrispondenza degli appoggi risulta essere uguale a quello visto prima, quindi QL quadro 32esimi. Per quanto riguarda invece il tratto centrale, dovremo tracciare la solita parabola. Questa volta, a differenza del caso di trave appoggiata-appoggiata, la fondamentale non coinciderà con l'asse della trave, ma avrà come fondamentale il tratto che unisce i due valori dei momenti in corrispondenza degli appoggi, che sono indipendenti dalle reazioni vincolari, ma dipendono soltanto dalla lunghezza dello sbalzo. La presenza di questi sbalzi quindi tende in qualche modo a aumentare sicuramente in corrispondenza degli sbalzi il momento negativo, cioè il momento che tende alle fibre superiori, ma contemporaneamente aiuta le fibre inferiori traslando verso l'alto il diagramma del momento flettente. La parabola si traccia poi in maniera analoga a quanto visto nelle lezioni precedenti, quindi dovremmo tracciare nel tratto di mezzeria il segmento diciamo, parallelo alla nostra forza. La nostra parabola passerà per i due estremi, avrà tangenti coincidenti con le rette di costruzione del diagramma dovuto alla presenza solo della forza concentrata. Per quanto riguarda la tangente di mezzeria sarà parallela alla nostra fondamentale e il punto di passaggio di questa parabola sarà il punto di mezzeria fra il segmento che sottende la fondamentale e il vertice, diciamo la cuspide dovuta al momento flettente della forza concentrata. Quindi questa sarà la terza tangente. Possiamo a questo punto tracciare il nostro diagramma del momento flettente. Come detto precedentemente, quindi da un punto di vista progettuale, la presenza di sbalzi tende a migliorare il momento flettente massimo. Infatti, a un momento flettente di trave appoggiata-appoggiata pari a QL quadro ottavi, la presenza di questo sbalzo, e quindi la presenza di momenti in corrispondenza degli appoggi pari a QL quadro 32esimi, porta globalmente a un momento massimo pari a QL quadro 16esimi. Quindi si ha un momento massimo minore rispetto a quello di semplice trave appoggiata-appoggiata. Questo
questa è una delle prime conseguenze, diciamo, a livello progettuale che si possono dedurre da questi diagrammi molto semplici che stiamo cominciando a presentare man mano che andiamo avanti con il nostro corso, di scienza delle costruzioni. Passiamo adesso a una struttura un po' più complessa da un punto di vista di geometria, quindi passiamo a un portale. Questo portale abbia il montante di destra inclinato di 45 gradi, quindi con altezza L e proiezione orizzontale pari ad L. Quindi globalmente questo nostro singolo corpo rigido risulti essere incernierato in A mediante appunto una cerniera e in B mediante un carlino a scorrimento verticale. Essendo un unico tratto abbiamo tre vincoli semplici. Questi tre vincoli semplici sono tali da non permettere la presenza di alcun centro di assoluta rotazione, quindi la struttura risulta essere isostatica. Questo portale risulti essere sollecitato mediante una coppia concentrata in corrispondenza del punto della mezzeria del corrente superiore, quindi del traverso superiore. Quindi a L, una distanza L rispetto ad A. Le reazioni vincolari quindi dovranno costituire una coppia uguale opposta a quella esterna applicata. Dal momento che la reazione di B non può che essere verticale, anche la reazione di A sarà verticale. Quindi la componente H con A risulterà essere nulla. V con A e V con B quindi dovranno essere uguali opposte e tali da andare a equilibrare la coppia M esterna applicata. Essendo 3L il braccio fra le due componenti verticali di A e di B, otterremo ovviamente delle reazioni vincolari pari ad M diviso 3L, quindi alla coppia esterna diviso il braccio della coppia interna, che è pari a 3L. La V con B sarà diretta verso il basso, la V con A diretta verso l'alto, in modo tale da dare luogo a una coppia reattiva oraria che va a contrastare la coppia attiva esterna M antioraria. Passiamo al tracciamento dei diagrammi, cominciamo dal diagramma di sforzo normale. Nel tratto, diciamo, nel montante di sinistra, la forza reattiva M è entrante, quindi genererà uno sforzo normale di compressione pari ad M fratto 3L. Il tratto del corrente orizzontale ovviamente non sarà soggetto a sforzo normale in quanto l'unica componente reattiva, diciamo l'unica componente reattiva intera non può che essere la R con A che è diretta in senso ortogonale all'asse della trave, quindi non abbiamo sforzo normale per quanto riguarda il tratto orizzontale. Per quanto riguarda invece il montante inclinato, dobbiamo andare a considerare la componente, quindi scomporre la reazione di B lungo una direzione ortogonale all'asse del montante e diretta invece lungo l'asse del montante. La componente, essendo 45 gradi, la componente diretta lungo l'asse del montante sarà pari alla forza M fratto 3L per radice di 2 mezzi. Questa tende a essere uscente, quindi darà uno sforzo normale positivo, quindi di trazione, è pari quindi a M fratto 3L per radice di 2 mezzi. Passiamo al diagramma del taglio. In questo caso nel montante di sinistra non c'è taglio, in quanto l'unica componente è la M fratto 3L diretta lungo l'asse della trave. Viceversa, questa componente reattiva darà luogo a un taglio positivo perché tenderà a far ruotare il nostro generico concio in senso orario, quindi positivo pari a M fratto 3L. In corrispondenza dell'applicazione della coppia, vedete, non c'è salto, non c'è discontinuità nel diagramma del taglio e quindi, come detto all'inizio di questa lezione, il diagramma è costante lungo tutto il corrente orizzontale. Passiamo infine al tratto inclinato. Il tratto inclinato M fratto 3L avrà, come detto prima, una componente tagliante, una componente normale. La componente tagliante questa volta tende a far ruotare il nostro concio in senso orario, quindi anche in questo caso sarà un diagramma positivo del taglio, il cui valore è esattamente pari alla componente tagliante di questa reazione vincolare. Passiamo al diagramma del momento flettente. Questo diagramma, come visto all'inizio di questa lezione, sarà tale da dare un andamento lineare, quindi nel tratto verticale, non essendoci taglio e non essendoci momento flettente, perché la risultante R con A dà soltanto una componente di sforzo normale, quindi è nullo lungo il montante verticale. Man mano invece che poi ci spostiamo nel corrente orizzontale, diciamo dal montante, questo diagramma tende a crescere.
la forza diretta verso l'alto tende le fibre inferiori. E quindi abbiamo questo diagramma, il cui valore in corrispondenza della sezione di sinistra rispetto al punto di applicazione della coppia è pari alla forza tagliante M diviso 3L per il braccio, che è L, quindi LL vanno via, viene un terzo di M. Quando andiamo a applicare la coppia M, quindi se passiamo a una sezione successiva alla sezione in cui applichiamo la coppia M, dobbiamo andare a effettuare questo salto pari a M, quindi un terzo di M che tendeva alle fibre inferiori, due terzi di M che tende alle fibre superiori, e questo diagramma continua con la stessa pendenza e virtualmente andrebbe ad annullarsi laddove abbiamo l'intersezione fra la retta d'azione della nostra componente reattiva di B e l'asse orizzontale. Ci fermiamo chiaramente in questa sezione, quindi a L rispetto al punto di applicazione della coppia. Qui ribaltiamo il diagramma del momento flettente, questo è il valore che si ha nella sezione prossima a questo ginocchio e si va a annullare in corrispondenza di B. Questo è il diagramma del momento flettente. Passiamo adesso a delle strutture costituite da più tratti, quindi a sistemi di travi. Per quanto riguarda la costruzione dei diagrammi, il tracciamento di tali diagrammi si conduce con gli stessi criteri utilizzati per le strutture costituite da un unico elemento rigido. In particolar modo nelle sezioni in cui è presente una sconnessione interna, e dovrà assolutamente esserci, ciascun diagramma dovrà rispettare l'equazione statica della sconnessione stessa. In altri termini, se ci sarà una cerniera, dovrà avere il momento nullo in quella sezione e così via. Come primo esempio consideriamo una struttura costituita da due tratti, il tratto di sinistra incastrato in A e incernierato in C al tratto di destra, che invece risulta essere incernierato in C e vincolato in B mediante un carrello a scorrimento orizzontale. Abbiamo globalmente sei vincoli esterni, sono sei gradi di libertà della struttura, l'incastro in A annulla qualunque atto di moto rigido del tratto di sinistra, pertanto la cerniera in C può essere vista come una cerniera non interna bensì esterna da un punto di vista cinematico e quindi il tratto CB risulta essere appoggiato e quindi non esistono centri di assoluta rotazione. Il tratto sia soggetto a una tutta la struttura sia soggetta a un carico distribuito Q, sia A la lunghezza del tratto di sinistra e globalmente sia L la luce dell'intera trave. Passiamo a determinare le reazioni vincolari ipotizzando a priori questa distribuzione di reazioni. Cominciamo dall'equilibrio della traslazione orizzontale, da cui si ricava che H con A sarà uguale a 0, quindi non ci sono altre forze orizzontali. Per quanto riguarda invece la reazione verticale di B, scriviamo l'equazione ausiliaria del tratto 2, quindi del tratto CB rispetto a C, e qui otteniamo B con B che moltiplica L meno A meno QL meno A, che è la risultante del carico, che moltiplica L meno A mezzi, porta a una reazione verticale pari a Q mezzi, che moltiplica L meno A positiva, quindi vuol dire che è positivo, che è corretto il verso ipotizzato a priori. Dall'equilibrio alla traslazione verticale ricaviamo infine la componente verticale di A, che sarà pari a Q mezzi per L più A questa volta, e se facciamo l'equilibrio al momento intorno ad A dell'intera struttura, ricaviamo che il momento M con A sarà pari a Q per L per A diviso 2. Sia V con A che M con A risultano positivi, quindi sono concordi e corretti i versi ipotizzati a priori. Riportiamo le componenti delle reazioni così determinate e tracciamo i diagrammi. Cominciamo dal diagramma di taglio. Il diagramma del taglio avrà un andamento lineare lungo tutto il tratto e avrà un valore positivo, negativo in corrispondenza di A pari a Q per L più A diviso 2, invece in corrispondenza di B sarà pari a Q per L meno A diviso 2 e questa volta darà un valore positivo. Dal momento che sappiamo che è lineare ci basta quindi il valore del punto iniziale e il valore del punto finale, uniamo e otteniamo l'andamento. Andamento che avrà questa legge che è pari a Q che moltiplica L più A diviso 2 meno Z. Ecco l'andamento del taglio. Il taglio si annullerà in questa sezione e rispetto a questa sezione avremo ovviamente un massimo del momento flettente. Questa sezione si ottiene annullando il taglio, quindi annullando il termine dentro la parentesi quadra e quindi si ottiene per z uguale ad L più A diviso 2. Il momento flettente viceversa ha questa legge che si può ricavare o per integrazione del taglio o andando a considerare i singoli contributi.
vedete, abbiamo come contributi la reazione verticale Q per L più A mezzi, che è questo termine, che in genere abbraccio Z rispetto alla generica sezione, poi abbiamo Q per L A mezzi, che è l'ultimo termine, che è il momento di incastro, e invece questo termine qui è il termine dovuto al carico distribuito. Passiamo al diagramma del momento flettente. Quel diagramma del momento flettente avrà un andamento parabolico con valore decrescente, quindi taglio, dove il taglio è negativo dal momento di incastro massimo alla sezione rispetto al quale abbiamo il massimo del momento flettente, che vale a Q ottavi per L meno A al quadrato, e poi torna successivamente a zero in corrispondenza dell'appoggio. Vediamo la stessa struttura, questa volta soggetta a una coppia applicata nella sezione C del tratto CB, per vedere cosa cambia in questo caso. Le reazioni vincolari si ottengono in maniera analoga a quanto visto precedente utilizzando le stesse equazioni, quindi H con A sarà uguale a 0 perché non ci sono altre componenti orizzontali. Dall'equilibrio dell'equazione ausiliaria del tratto CB in C otteniamo il valore di V con B, che sarà pari quindi a meno m diviso l su a. Il fatto che sia negativo vuol dire che è diretto verso il basso e non verso l'alto, come ipotizzato a priori. Dall'equilibrio della traslazione verticale ricaviamo V con A, e quindi V con A sarà uguale opposta a V con B, quindi se V con B sarà diretta verso il basso, V con A sarà diretta verso l'alto, e quindi otteniamo un valore positivo pari ad m diviso l meno A. Infine, dall'equazione dell'equilibrio al momento rispetto ad A otteniamo il valore del momento, che è pari ad m per A diviso l meno A. Quindi questi sono il valore delle reazioni così determinate. Passiamo al tracciamento dei diagrammi. Il taglio ha questo andamento, quindi il taglio sarà pari alla forza m diviso L meno A, e qualunque sezione ci andiamo a mettere vediamo sempre solo questa reazione. Quindi avremo un valore del taglio costante e positivo per tutto il tratto, quindi pari ad m che moltiplica L meno A. A un diagramma del taglio positivo di questo tipo ci aspettiamo un diagramma di momento flettente che avrà un'unica pendenza costante, e quindi avremo un momento per quanto riguarda il tratto da A a C che ha questo andamento, quindi m che moltiplica L meno A per z meno A, e quindi questo è il primo tratto con un momento ovviamente in A pari a quello determinato dalla reazione verticale, dalla reazione vincolare, in corrispondenza della sezione. Ovviamente il momento è nullo. Per quanto riguarda invece il tratto di destra, il momento si ha un salto perché abbiamo l'applicazione della coppia esterna M, ma la pendenza è esattamente la stessa a quella per il tratto iniziale. La legge del secondo tratto è questa, M che moltiplica L meno A che moltiplica Z meno L. Quindi vedete che si ha un salto del diagramma del momento, ma non si ha variazione di pendenza. Nelle prossime lezioni andremo ancora più avanti con l'analisi di strutture, partendo dalle strutture che si possono schematizzare come arco a tre cerniere. Infine parleremo di strutture chiuse e di strutture rettilinee. Grazie.